Change or fail è l'imperativo a cui sono chiamate a rispondere oggi le agenzie di comunicazione che vogliono avere un domani. Come cambia la professione del pubblicitario e il modus operandi dell'agenzia nell'era digitale? Quali nuovi attori, professionalità e competenze stanno popolando la filiera creativa del futuro? Sfide e opportunità in questo momento di crisi. Oggi parleremo di una trasformazione che da dentro le agenzie si sta vivendo fortemente, perché è una trasformazione che ha un impatto proprio non solo nel nostro modo di lavorare, ma anche nel business vero e proprio. E vedremo anche come in realtà questa trasformazione, pur con tanti neologismi che si porta dentro, è principalmente una trasformazione di atteggiamento, di modo di pensare, più che di ruoli e di organizzazione e quant'altro. Io credo che quello che sta cambiando in realtà è il modo che avrà l'agenzia di fare comunicazione, che sta avendo l'agenzia di fare comunicazione, e questo, ecco, è un po' quello che spero di darvi come input di oggi. Io personalmente sono più che convinto che in effetti il ruolo chiave nel futuro della comunicazione resterà in mano alle agenzie, in particolare alle agenzie di comunicazione, dove dentro questo, consentitemi, io vedo proprio un'evoluzione dell'agenzia tradizionale, di quello che è stato per lungo tempo il modello tradizionale dell'agenzia, come agenzia che si è sempre occupata di sviluppare i messaggi sulla base di una strategia, trovandoci l'idea creativa più efficace e declinandola potenzialmente su tutti i media, no? Le agenzie che sono arrivate dopo l'agenzia tradizionale, mi riferisco alle agenzie web, mi riferisco alle agenzie di PR che entrano nella comunicazione e quant'altro, sono sempre agenzie che, finora nella mia esperienza, portano comunque un punto di vista che parte da una prospettiva molto definita, che può essere di canale o che può essere di media. Le agenzie di comunicazione nel loro senso più classico invece sono, per loro natura, quelle più portate ad abbracciare il cambiamento. Quale sarà il modello evolutivo dell'agenzia? Certo è che al momento noi abbiamo quattro soggetti nel mondo della comunicazione, perché abbiamo le agenzie di tutti i tipi, abbiamo i consumatori, come abbiamo visto, che spesso diventano coprotagonisti, abbiamo i brand che si stanno creando delle proprie piattaforme proprietarie, e abbiamo naturalmente anche il media che in questo senso si muove in una modalità simile. Però quello che rimane è che questo mondo vive solo se dietro ci sono delle idee, ed è in questo senso che le agenzie tradizionali, le agenzie di comunicazione, mantengono un'opportunità di leadership. Come evolvere? No, e qui entriamo un po' solo in quella che può essere la mia personalissima conclusione. Allora, vi dicevo, il falso problema è tradizionale e digitale. Digitale sì, non è fare il web, non è fare un'applicazione, no, ma è una forma mentis che ci porta a dover pensare, ci porta a dover provare. È una forma mentis che è molto portata alla sperimentazione, è una forma mentis che estremizza un concetto di curiosità, di ricerca e di sperimentazione, infatti, di tentativo. Noi stiamo andando sempre più verso uno scenario di questo tipo, dove il digitale è un modo di vedere in maniera trasversale tutte le discipline che toccano un'agenzia o che toccano diverse tipologie di agenzie, no? Non a caso le PR stanno diventando tutte digital PR. Allora, il vero tema invece è quello tra modello d'agenzia e processi d'agenzia. Cioè, il vero tema sono i processi che ci sono dentro l'agenzia. Il modello d'agenzia è sempre stato un modello che in effetti vive su questo concetto: centralità ideativa e outsourcing esecutivo. Quindi significa che le agenzie sono sempre state abituate a pensare e a produrre idee, progetti oggi, strategie di comunicazione, no? Il vero problema però è il processo, perché le agenzie pensano a compartimenti stagni. Cioè, quindi, molto spesso si ironizza su questo, ma si dice che le agenzie sono delle catene di montaggio, no? Il cliente chiama l'account prende il brief, lo dà al strategic planner se c'è, lo dà il planner fa la strategia, poi chiama il media, con il media viene definita anche dove comunicare, a quel punto si passa un brief ai creativi che sviluppano le idee di execution su certi ambiti, quando sono sviluppate queste creatività e approvate si passa alla produzione e all'esecuzione che va fuori, no? Questo processo di fronte a quello che abbiamo visto finora è collassato, perché è un processo che non tiene conto della velocità del cambiamento e di una serie di input che oggi servono. Questa fase strategica o di planning è diventata
è molto più importante, perché porta all'interno una serie di considerazioni e di conoscenze che cambiano costantemente. Come faccio a mettere un creativo nelle condizioni di poter sviluppare al meglio un'idea? Devo potergli dare anche una serie di informazioni di riferimento, o devo rendere il creativo un po' più strategico, così come il planner deve essere un pochino più creativo nel modo di vedere certe cose, o più laterale nell'intercettare certe situazioni. E come fa un project manager a gestire una situazione dove non deve solo preoccuparsi di quando andrà prodotta la radio e quando va consegnata e quando va on air, ma deve pensare a come fare la guerriglia che poi diventa un video che va su internet, che domani va all'OPM, che comunica su stampa, ma che contemporaneamente faccio il CD e poi vado a vedere nella mia community cosa dice la gente e monitoro quello che succede. Il lavoro si è trasformato. Allora, in questo senso, io vedo quattro aspetti su cui le agenzie stanno lavorando, quattro elementi che entrano, diciamo, in gioco e sui quali credo appunto arriviamo un po' alla conclusione di come cambia il nostro modo di lavorare e come potenzialmente stanno anche emergendo nuove figure. La situazione attuale non si può più gestire con il vecchio modo di pensare delle agenzie, che era stretto, quindi se io facevo ADV pensavo solo alla TV, pensavo solo alla stampa, o se io sono un'agenzia che fa ATL penso solo alla TL, fa DPL penso alla DPL, chi fa web è al terzo piano. Questa cosa non funziona più così. L'agenzia, o tutte le figure dell'agenzia, tutti i professionisti della comunicazione oggi che vivono in un'agenzia che sta diventando digital o che vuole diventare digital, devono avere un mindset molto più largo. Un mindset che tiene in considerazione principalmente questi quattro fattori, ma in particolare la tecnologia, dove quando parlo di tecnologia intendo dare risposta a questo interrogativo. Cosa questa innovazione tecnologica mi consente di fare? Cioè, qual è l'impatto che ha nei comportamenti dei consumatori? Qual è l'evoluzione che questo porta? E quindi parlo di user experience, parlo di interattività, parlo a volte anche di design, no? Queste sono le dimensioni che entrano in gioco. Poi naturalmente c'è un fenomeno di cultura, cioè di come questo tipo di cambiamenti a livello macro poi stanno cambiando il modo di comportarsi di massa dei consumatori. Secondo tema sono i set di competenze. Hanno una trasversalità nei ruoli, poi creano anche nuove competenze o nuove professionalità, però fondamentalmente sono competenze che stanno trasformando il modo di lavorare di chiunque in agenzia. Mi riferisco al real time di cui abbiamo parlato, l'esempio di Axe 1. Noi da tantissimo tempo sentiamo parlare di storytelling, però oggi la nuova dimensione è lo story building, no? Non ho più una storia da raccontare, ma una storia da costruire in diretta con te, contemporaneamente. E allora chi la fa? Perché io non è che posso avere necessariamente un copywriter che è costantemente lì, non è che posso avere un project manager o un community manager che fa refresh da parte, no? Si vanno create delle forme di lavoro diverse. Poi abbiamo il curator news, che è quello che vi dicevo, cioè come agenzia stiamo diventando sempre più, ci stiamo portando a casa un ruolo che è quello anche di gestori della voce di un brand, attraverso la gestione di esperienze, ambiente, video. Come vado a gestire questo tipo di dimensione? Il concetto di notizia e di contenuti, anche questo è un concetto che sta diventando trasversale dentro l'agenzia. Poi abbiamo naturalmente l'integrazione e la cross-medialità. L'integrazione, il tema di oggi, cioè significa pensare ad idee, non a canali, e la cross-medialità naturalmente significa, per darvi l'idea, diventare anche product developer e non più entertainer. E quindi i processi di lavoro diventano circolari. Non abbiamo più un processo sequenziale, ma processi che coinvolgono figure diverse in momenti diversi. Immaginatevi una struttura che anziché essere proprio lineare è a matrice. Io posso avere un project manager, un community manager, uno strategic planner e dei creativi che lavorano tutti sullo stesso cliente. Naturalmente ciascuno avrà una funzione, un ruolo, però il project manager diventa un po' il mio regista, si avvarrà delle competenze o del ruolo di ciascuno per far sì che quel cliente o quel brand, diciamo quel progetto, venga svolto in modo più efficace. Allora, in questo senso, ora vi faccio vedere, ho identificato come cambiano i nostri lavori, alcune nuove professionalità. Se io dovessi
Quindi a scommettere su una squadra vincente, ho iniziato a fare questo esercizio un po' speculativo di alcune figure nuove che porterei all'interno dell'agenzia. E immaginatevi di vederle lavorare assieme in una forma, diciamo, che è di tipo molecolare. Normalmente al centro stiamo riportando il cliente, ma non come persona quanto come brand con tutte le sue diverse espressioni. No? Dal punto di vista dell'area creativa, io in termini di, diciamo, di cuore del mondo creativo, io non continuo a vedere un ruolo importante di copy art, nel senso che copy art nella loro impostazione, se volete, nella loro formazione, hanno quella compenetrazione di skill che permette di essere i generatori delle idee. La sfida per il copy art è quella di imparare a ragionare beyond linear. Quello che oggi non c'è nelle copie creative o non è così spiccato è la capacità di pensare in maniera integrata. Questo naturalmente è un processo che è in evoluzione, perché chiede anche un supporto strategico, come vedrete, nel far capire alla creatività quali sono anche le diversi ambiti di sfruttamento, no, delle varie piattaforme. I nativi digitali si intende a persone che abbiano la propensione a portare quella che è la curiosità e la voglia di sperimentare su tutto un piano che oggi appunto è ricchissimo di forme. Dopodiché vedo due possibili, diciamo così, espansioni, che, di cui una in particolare secondo me è importante, sono i cosiddetti tecnocreativi. Il tecnocreativo può essere di due tipi, secondo me. C'è il tecnocreativo in termini di user experience developer, cioè oggi in agenzia si sente fortemente il bisogno di qualcuno che, una volta definita un'idea, aiuti a immaginarsi nella declinazione in un contesto digitale. Questo tema, io ho visto nella mia esperienza finora, funziona meglio se porta all'interno una competenza tecnica o tecnologica, no? Quindi il fatto di avere delle persone skillate anche con alcune competenze particolari oggi diventa un plus. Naturalmente non tutti sono esperti di tutto, ma se trovi il creativo che è appassionato di Flash sicuramente è un valore più, il creativo LARP che è appassionato di HTML5 per dire una cosa, cioè, è necessario che anche nella creatività intervenga una contaminazione tecnologica forte, così come, vi avevo già detto anche prima, c'è anche un tema di mobile, no? Sul mobile io devo dire, noi ci stiamo ragionando, ma non avrei un'idea di qual è la professionalità del mobile, perché non credo che mi serva un creativo che sappia fare banner per mobile, non credo che mi serva un creativo che sappia fare l'applicazione Android o Apple, no, ma credo che mi serva qualcuno che abbia quindi un forte interesse verso quel tipo di piattaforma, no? Quindi c'è un aspetto anche di attitudine che viene portato dentro. Poi naturalmente questo sarà anche declinato in una competenza tecno-creativa, ma questo è, come dire, di cui invece dei formamenti si ha cercato. Nella strategia ci sono più funzioni oggi, come vi dicevo, perché in effetti ci sono diversi tagli di quello che è un modo di vedere l'aspetto strategico. Certamente sta tornando fortissimo il ruolo del brand strategist, no? Io non lo chiamerei più strategic planner, anche perché di planning a lungo termine non se ne fa di fatto quasi più, come diciamo una visione lunga, ma come avete capito con la violenza di cambiamento, oggi forse dovremmo parlare di un adaptation planning, no? Di un planning che è in real time. Quindi in questo senso credo che quello che di cui si parla è oggi si parla di propagation planning per quello che è la capacità di diffondere un messaggio che va al di là del media, quindi è oltre il media, nella capacità di avere una visione di come la tecnologia apra connessioni nuove per tra brand e consumatori, e di brand strategist, cioè di qualcuno che riesca comunque a mantenere una visione insieme della strategia di un brand. Poi c'è invece un altro tema che è quello del data hunter and analyst, cioè della capacità di cacciare i dati, cioè di trovarli e di analizzarli. Allora, questa diventa una professione che può avere un suo elemento di geek, perché naturalmente il dato da analizzare un po' deve piacerti o non piacerti. Se non ti piacciono i numeri, molto spesso questa è una, come dire, non ti piacciono questo tipo di approcci più o meno statistici, questa può essere una,
una professione molto tediosa, ma la realtà mi diceva che oggi i dati dicono tantissimo. Content curator o developer, come vi dicevo, è, quello, è forse una parte nuova, ma che riprende il cosiddetto trend hunter, no? In passato c'erano questi planner che avevano una dimensione più legata alla ricerca di tendenze, oggi questo lavoro può diventare in effetti una vera e propria professione che io porterei in casa, che significa la capacità di poter interpretare gli elementi di novità che ti permettono poi di inserire, di giocare, diciamo così, con spunti strategici nella creatività stessa. E infine l'ultima area che sta emergendo è quella del new media e in particolare della parte di interazione e di esperienza, no? Cioè sta ritornando forte il tema di capire cosa vuol dire fare interactive, cosa vuol dire pensare a una brand experience sui vari canali. Questo è un ruolo che cade nell'area strategica, cioè servono persone che analizzando, imparando, sperimentando, vedendo quello che hanno fatto altri, quindi costruendo questo lavoro di ricerca, riescono ad elaborare dei possibili modelli di esperienza o di interazione che diventano poi anche qui input nei progetti della comunicazione, nello sviluppo di una creatività, di una strategia, affinché appunto la declinazione digital di una campagna non diventi solo un'applicazione, ma magari porti a dire che quell'applicazione dovrebbe essere, non so, legata al concetto di brand utility, perché il consumatore in quel contesto, quando approccia quel mondo, quella categoria, rispetto a quel tipo di prodotti, ha un bisogno magari più di informazioni sul posto che non di intrattenimento. L'altra cosa importante è come l'area strategica porti uno spin-off che oggi è in fortissima crescita, che è il mondo di social media. Cioè, se dovessi pensare nel modello attuale dove far cadere il contesto social media, io lo vedo come una derivazione della parte strategica, che in parte poi condivide questa gestione con il project management e può attingere naturalmente anche degli spunti creativi. Io tenderei sempre a portare il community editor, professionista incaricato di gestire dei brand media, cioè dei canali di brand come Facebook, Twitter e quant'altro, credo che oggi possa cadere solo nell'area strategica, perché dentro il contesto della strategia c'è la capacità di anticipare o di leggere la visione e il funzionamento di questi strumenti. Oltretutto l'area strategica dovrebbe avere anche una capacità di vedere in avanti, quindi di poter capire come anticipare o come gestire anche il ruolo del brand che dà qualcosa alla sua community, non è solo un brand che ascolta, che vende prodotti, ma che diventa un motivatore. Quindi è il trend union ideale. Il community editor, secondo me, è come l'editor di una rivista alla fine, cioè ha una responsabilità editoriale sui contenuti. E questo credo sia il ruolo che oggi molto spesso manca. Cosa cambia l'altra area, che è il project manager? Il project manager, secondo me, è infatti l'altra area di grosso cambiamento delle agenzie. Allora, i project manager sono diventati, dal mio punto di vista, l'evoluzione della specie, nel senso che sono le figure responsabili di clienti e progetti, dove nel concetto di responsabilità c'è stato un concetto di management, no? Cioè vuol dire che il project manager è in effetti noi lo chiamiamo il logista della comunicazione, è chi deve assicurarsi che il processo d'agenzia, che è diventato il più working a livello circolare, è diventato multitasking perché porta all'interno diverse competenze, deve gestire criticità, proprio come la complessità dell'integrazione, serve una persona che faccia appunto il regista interno di questa attività. Servono persone competenti, che abbiano un gusto creativo, che abbiano una sensibilità strategica, cioè quindi una capacità di tutelare quelle che sono le dimensioni dell'agenzia, ma che al tempo stesso abbiano quel rigore, diciamo così, di chi gestisce un processo e quindi un flusso di lavoro. Allora, il project manager potrebbe avvalersi di quello che io chiamerei l'execution supervisor, cioè di chi ha la capacità di concentrarsi o di gestire esattamente tutte le articolazioni di una fase di un progetto o di un momento di vita di una campagna. Secondo me si creeranno questi ruoli, no? Quelli che storicamente sono i producer, quando fai una campagna o produci uno spot televisivo, quando quindi hai all'esterno un coordinatore di una produzione, entreranno in agenzia appunto come producer di una campagna di comunicazione, quindi non di un'execution creativa, ma di un progetto. Allora, per chiudere, io arrivo proprio alla fine, vi porto solo un esempio. Questo modello d'agenzia in qualche modo è ovviamente ideale perché introduce anche delle nuove competenze, ma
spero vi sia servito per darvi l'idea di come anche i ruoli attuali vengono chiamati ad una trasformazione. Esiste un modello di questo tipo qualche anno fa, si chiamava The Connected Agency, e cioè quindi nel concetto di connection ci stava l'idea di avere un'agenzia che appunto, come dicevo, mette al centro un brand di un dato cliente e costruisce attorno una rete di connessioni. Quindi quella logica che vi dicevo molecolare, di cui parlavamo prima, e non lineare, è stata in qualche modo immaginata sotto questo tipo di identificazione. Ecco, chiuderei solo lasciandovi questa definizione, che è quella che avevo trovato appunto sempre in questa ricerca del Future of Advertising. Appunto, venivano identificate grosse evoluzioni dell'agenzia, e cioè queste naturalmente non sono nuove forme di agenzia, ma io oggi mi trovo a pensarmi come agenzia in quello che faccio per i miei clienti con capelli diversi. Cioè, potrei naturalmente tranquillamente dovermi trovare a gestire o a pensare situazioni dove nei confronti della mia agenzia assumo più di una di queste facciate, no? E questo credo che è uno scenario veramente a lungo termine, ma che ci porta, e qui chiudo, a capire come le agenzie stanno diventando sempre più, come dire, focalizzate su un ruolo di autori di contenuti per i brand, no? Voi uscirete da qui e troverete ancora le grandi agenzie divise con i loro silos che stanno cercando di trasformarsi, che arrivano ai 5, al team da 5, che è già comunque un modo, no, di cercare di dare queste risposte. Troverete agenzie piccole che nascono per le specifiche attività. Ci sono una serie di spin-off, che significa che si sta sperimentando, però è chiaro che oggi siamo in un contesto naturalmente difficile del nostro mercato, con clienti che purtroppo al di là della crisi un po' soffrono, no, questo effetto locale, e i brand delle multinazionali in Italia invece soffrono del processo opposto, cioè che la parte strategica e ideativa arriva da fuori. Vi ho raccontato queste cose molto volentieri, ma credo che sia legittimo anche dover provare a sognare, a spingersi in avanti, perché un po' solo noi riusciremo a portare questo cambiamento. Sì, ma si stanno cercando queste figure? Io vedo che ci sono agenzie che stanno crescendo, che assumono agenzie grandi, come invece stanno facendo dei tagli, ma perché devono trasformarsi. Dall'altra parte credo ci sia anche un aspetto di investimento vostro, cioè io, se fossi in voi, il consiglio spassionato che darei è: c'è qualcosa del digitale che mi piace di più, qualcosa che mi interessa, lo faccio un po' diventare una mia area di approfondimento. Cioè mi piace Facebook, inizio a capire cosa vuol dire Facebook, ma verticalmente, cioè ci vado in profondità, ci sperimento dentro, ma anche certo mi informo, guardo cosa è stato fatto, capisco tutte le sue dinamiche, cioè devo, hai capito, un pratichino di questa cosa, devo acquisire una competenza che oggi sul mercato non c'è, che diventa mia e che un domani diventerà un valore. Serve la vostra capacità di veicolare una passione su qualcosa e di provare a misurarvi su quello. Questo spazio purtroppo, è triste di oggi, non lo danno le agenzie ancora, non lo danno neanche le aziende, cioè non lo dà il mercato del lavoro. Io, come è capitato a me, non sono stato ad aspettarlo, cioè me lo sono creato. Ma se siete qui, vuol dire che questo mondo vi piace, trovate qualcosa di questo mondo che vi stimola, che vi incuriosisce, e provate ad andarci in profondità.